Nello spazio cultura di Villa Vittoria proseguono le presentazioni dei libri, addirittura il tradizionale appuntamento del mercoledì, questa settimana ha dovuto essere bissato per ospitare la presentazione di un libro di grande attualità, il titolo è La libertà che non libera, ovvero Riscoprire il valore del limite. Ne è autore Carlo Calenda, quindi un personaggio che oggi ha calamitato, nonostante il caldo torrido incombente su Firenze, ha calamitato l'interesse di tantissime persone, e noi non avevamo mai visto il parco di Villa Vittoria tutto esaurito come lo era oggi, con tantissime persone in piedi per oltre 2 ore, nonostante il sole che martellava pesantemente questo pur splendido e verdeggiante giardino. Soddisfattissimo il presidente Giovanni Fittante, perché è riuscito a fare un bel colpo, come si dice in gergo, perché è riuscito a portare Calenda, un libro di grande attualità, di grande diffusione. Infatti Calenda da oltre un quarto d'ora sta firmando copie dei libri in continuazione. Insomma, una bella soddisfazione. Villa Vittoria Cultura d'altronde ha questo come obiettivo, fare cultura ad ampio raggio, in questo caso un libro molto interessante sulla libertà. La libertà è un aspetto fondamentale di ognuno di noi, e Carlo Calenda oggi è riuscito, insomma, ad attrarre l'attenzione anche su contenuti assolutamente importanti e significativi. Però Giovanni non ha fatto solo una lezione teorica, è stata una lezione applicata all'attualità italiana. Assolutamente, ed è molto interessante. Una specie di stato di salute della libertà in Italia. Esatto, ed è molto interessante, perché poi la libertà normalmente ci si pensa solo quando la si perde, perché non si capisce quanto il valore grande che ha, e lo si capisce solo quando poi non c'è più. Vediamo adesso, abbiamo la guerra a 2 passi da noi, e già questo ci deve far riflettere. Per cui un libro molto interessante che abbiamo avuto il piacere e l'onore di presentare, e che naturalmente magari presenteremo anche nella prossima edizione anche al Parterre in Piazza Libertà, dove abbiamo inaugurato adesso un nuovo spazio culturale dove presenteremo il libro ogni lunedì dalle 18 alle 20, e faremo un'altra attività culturale, per cui diamo a Firenze un ulteriore spazio culturale. Intrattenimento con la cultura, un binomio che a mio avviso si deve continuare a portare avanti, e si deve portare avanti con felicità, gioia e anche approfondimento e riflessione. Lorenzo Beccattini, presidente di Firenze Fiera, ovvero il padrone di casa, detto un po' in maniera spicciola, oggi un padrone di casa estremamente soddisfatto dal risultato della presentazione dell'ennesimo libro, perché Villa Vittoria ha registrato il tutto esaurito in virtù della presenza di un personaggio importante, ma soprattutto della presenza di un libro scritto da questo personaggio importante di grandissima attualità. Oggi siamo atterrati nella politica nazionale attraverso appunto un esponente importante come Carlo Calenda, che io ho conosciuto da ministro dello sviluppo economico quando sedevo in Parlamento nella commissione sviluppo economico, appunto la numero 10, e ne ho visto l'impegno soprattutto nel settore della politica energetica, delle vicende che hanno riguardato l'ILVA e di Industria 4.0. La cosa rilevante è invece che Calenda sta cercando una cosa difficile ma penso molto interessante, cioè ricavare uno spazio politico per inserirsi nel mercato politico e offrire una proposta a tanti elettori. Carlo Calenda, tu l'hai spiegato ampiamente nelle 2 ore di presentazione del libro, ma i telespettatori informati del titolo del libro, La libertà che non libera, pensano a un gioco di parole o perlomeno a un titolo contraddittorio. Ce la facciamo in pochi minuti a spiegare quello che hai ampiamente e approfonditamente spiegato nelle 2 ore che ci separano dall'inizio della presentazione del libro? Io spero di sì. La libertà che non libera è quella che cerca solo l'appagamento del desiderio individuale e della libertà illimitata individuale, che è un po' sono i due mali della nostra società, l'idea che non esista altro tranne la propria dimensione, e la propria dimensione non può essere limitata neanche in vista di interessi superiori, quello della patria, dello Stato, della società, e quello che si porta indietro questa malattia, cioè per esempio il senso che ogni ordine etico e morale, ogni insieme di valori è per definizione inaccettabile perché è un limite, così come la storia, perché definisce la nostra identità. Ecco, credo che questa sia una profonda malattia dell'Occidente.
Questa parola libertà è stata per tanti anni un parafulmine, non si faceva niente, però c'era un partito che aveva addirittura la scritta libertà, si diceva anche se non facciamo niente vi garantiamo la libertà. Oggi vorrebbe dire vivere di rendita e non lo si può più fare. Perché? Non si può più fare perché noi abbiamo mangiato molta della rendita che abbiamo costruito nelle generazioni precedenti, l'abbiamo fatto tramite l'indebitamento pubblico e quindi oggi anche le cose più importanti che sono il welfare, la sanità sono a rischio e dunque va ripensato il modo in cui lo Stato spende le risorse, ma anche va ripensato il modo in cui il cittadino sta nello Stato, i suoi doveri che vanno dal pagare le tasse come si deve a chi percepisce un reddito di cittadinanza di accettare una quando arriva un lavoro di prenderlo, cioè sono doveri che stanno insieme nell'idea che se tu depauperi tutto a spese dello Stato e tutto quello che fai è a spese dello Stato, quello che succede è che alla fine non c'è più Stato e non c'è più Stato vuol dire non c'è più protezione. Come si fa a contrastare, come tu fai, chi dice noi siamo per la libertà totale, ognuno può fare quello che vuole, contrastando invece con i tuoi programmi che dicono no, dei paletti ci vogliono e spesso quando si mettono i paletti non si contentano tutte le persone e soprattutto gli elettori. Perché sanno che quella dimensione lì è una dimensione in cui l'Italia non viene governata, no? Cioè le persone che ti promettono tutto sono quelle che non mantengono nulla, quelle che ti promettono poco sono quelle che hanno qualche possibilità di mantenere. Dunque parlando il linguaggio della verità innanzitutto, spiegando quello che si può fare, quello che uno si può permettere, quello che non si può permettere, come farlo, avere sempre davanti il foglio del come e anche cercare di cercare ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, che è una cosa che il nostro mondo ha smesso di cercare e che invece è molto importante. Ieri sera in un'intervista Matteo Renzi ha detto la prossima campagna elettorale sarà al centro, lì chi vince vincerà al centro. Tu hai spiegato molto bene come stare al centro lo si può fare in maniera diversa e hai spiegato chiaramente quali sono i tuoi programmi, i tuoi ideali e soprattutto gli ideali di chi ti ha preceduto in queste scelte politiche per stare al centro in un determinato modo. Io penso che la parola centro indica l'idea di che vuoi fare l'ago della bilancia, che dopo vai dove ti danno più posti. Non credo che questa sia la cosa per cui vale la pena fare politica. Dunque io politica ho una visione molto differente, cioè l'idea che noi abbiamo bisogno di un polo riformista, pragmatico, di serietà, e che questa strada la si può fare se si condividono dei valori. Io di Matteo Renzi condivido tante cose che ha fatto, ma oggi siamo molto lontani dal punto di vista dei valori.